Y es que si me voy de aquí sin ti yo me voy a morir, es mucho el dolor. Tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, un caloroso abbraccio dal vostro Paolo Inter, come sempre. Ci vediamo dopo qualche giorno e chiaramente parliamo di calcio di Inter. Sabato sera, quindi match clou della 33esima giornata, Inter-Juve, classica del calcio italiano ed ex derby d'Italia. Tra due squadre, diciamo, tra le più famose e tifate in Italia, nel nostro paese e nel mondo. Due, chiaramente una partita per noi molto importantissima, perché comunque forse è più importante per noi che per loro, perché noi chiaramente dobbiamo continuare a consolidare questo terzo posto, visto che stiamo negli ultimi tempi stiamo facendo, diciamo, dei passettini piccoli alla volta, quindi dobbiamo una volta per tutte blindare questo terzo posto. Loro chiaramente avranno uno stato d'animo diverso dal nostro, perché loro, a loro potrebbe bastare anche veramente anche una sconfitta o un pareggio, perché potrebbero anche, una sconfitta no, perché chiaramente loro verranno per vincere, per il blasone, la Juve gioca per vincere come squadra, quindi sicuramente non verranno appunto per prenderla. Noi dobbiamo vincere questa partita appunto per questo motivo che vi ho detto, e quindi ci saranno due approcci diversi, potrebbero esserci due approcci diversi e due stati d'animo diversi. E quindi staremo a vedere. Sicuramente diciamo che le motivazioni più grandi le abbiamo noi. Noi dobbiamo cercare di vincerla questa partita, di prenderci tre punti per la classifica e per la tradizione, per l'onore, perché comunque dobbiamo batterli. E diciamo che questa è un po' la partita, diciamo, clou appunto di questa giornata. E poi dobbiamo tenere, poi chiaramente appunto con una vittoria, un'eventuale vittoria, dobbiamo tenere a distanza appunto Le squadre che ci seguono, e che sono appunto l'Atalanta e il Milan a pari punti 56. Adesso anche l'Atalanta, perché l'Atalanta ha vinto appunto a Napoli e quindi ha agganciato il Milan a 56 punti, e quindi è potenzialmente un'altra concorrente per la qualificazione in Champions League. Parleremo comunque meglio venerdì, perché venerdì volevo annunciare a tutti voi che ci sarà una mia live alle 23, ve lo dico subito prima che mi dimentico. Quindi live da Paolo Inter, ore 23, venerdì sera 26 aprile. Vi aspetto in tanti, numerosi, se volete partecipare. Forse parteciperà un mio amico interista, mi deve dare la conferma, Sandro è un interista per caso, forse dovrebbe esserci anche lui. Parliamo di Inter, parliamo di, chiaramente, venerdì e vigilia di questa partita, della nostra partita di Inter-Juve, quindi parleremo chiaramente di Inter-Juve, come parleremo anche magari di aggiornamenti di mercato, di news, di approfondimenti, parleremo di altre cose di Inter, e poi chiaramente nel corso della live parliamo di tutto quello che volete, ecco, possiamo affrontare anche altri argomenti, anche altre tematiche. Le mie live sono sempre molto libere, non parlo di Inter chiaramente, perché comunque, soprattutto in vista di una partita come Inter-Juve, mi sembra anche doveroso parlarne. Però sapete benissimo che potete intervenire, potete dire la vostra, e possiamo anche parlare di altro, ecco. Quindi le mie live non sono proprio indirizzate solo verso un solo argomento. Scusate. E a livello di news di mercato c'è qualche novità. Si è parlato di Maurizio Icardi che sarebbe appunto nel mirino del Paris Saint Germain. Il Paris Saint Germain offrirebbe 70 milioni per il calciatore argentino. Questa è una notizia di un paio di giorni fa, una notizia che
a noi potrebbe interessare, perché sapete benissimo comunque che Mauro Icardi, sapete, ve lo immaginerete sicuramente, è comunque un calciatore che sicuro che andrà via, perché diciamo che è quasi al 90% dal momento che si è rotto appunto quell'idillio, diciamo, con lo spogliatoio, quella, e c'è un po' di, c'è molta disgregazione dopo quello che è successo appunto a livello di squadra, a livello di spogliatoio, a livello anche di allenatore, anche se Spalletti io mi auguro che vada via. E, ecco, sarebbe un po', diciamo, come dicevano, l'obiettivo del Paris Saint Germain, cioè offrirebbe 70 milioni, lui attualmente il valore di mercato di Maurizio è sui 60-70 milioni, chiaramente è un po' svalutato, perché dopo i due mesi di inattività e le partite e le vicende che sono successe, ha avuto un po' un, chiaramente era poi logico, ha avuto una sorta di svalutazione, ed è per questo comunque che deve giocare, anche per aumentare appunto la valutazione del calciatore. Questa è anche una cosa che lui deve fare, che Spalletti deve farlo giocare anche per questo motivo, per alzare appunto il suo valore sul mercato. E quindi ci sarebbe questo fervore. Si era parlato inizio quest'estate, si era ipotizzato di uno scambio tra Icardi e Edison Cavani, però sinceramente poi la cosa è sembrata un po', diciamo, fantasiosa, perché non se n'è più parlato, diciamo, in maniera seria, e quindi si è, anche per il discorso di Cavani, che comunque è un calciatore che ha un onorario, ha un cachet molto alto, e quindi l'Inter non sarebbe disposto appunto a pagare questa cifra qui. Quindi il punto, diciamo, il problema principale per arrivare a Cavani è questo, ecco. Anche se comunque è ancora un ottimo calciatore, comincia a avere i suoi annetti, però è sempre un giocatore comunque, secondo me, tra i più forti che ci sono in circolazione. Questo nessuno lo mette in dubbio. Ecco, il problema di Cavani è il discorso appunto dell'ingaggio, che comunque è fuori portata appunto dalle intenzioni di Suning soprattutto. E poi un'altra news di mercato dei giorni scorsi è l'interessamento appunto per un gioiellino dell'Ajax, il marocchino, centrocampista marocchino Hakim Ziyech, uno dei ragazzi terribili di questo Ajax che ha eliminato la Juventus. Sarebbe un giocatore molto duttile, comunque, che può occupare diversi ruoli, può essere messo a centrocampo in diverse posizioni, un giocatore che interessa molto alla coppia Ausilio Marotta, e quindi staremo a vedere appunto se ci sarà un ulteriore, diciamo, è nel mirino di comunque dell'Inter, vedremo se l'interessamento continuerà e diventerà, ecco, diciamo, un obiettivo di mercato importante. Per il momento, diciamo che se ne è parlato per la prima volta appunto ieri, quindi bisogna vedere appunto se questa notizia durerà o meno, perché sapete, ragazzi, sempre il solito discorso: per il mercato bisogna vedere poi se poi le notizie appunto continuano a essere così o meno, ecco, perché se poi non se ne parla più, abbiamo già capito magari che magari sono infondate o non hanno grande credito, ecco, non hanno grande valore. Per il resto, niente, diciamo che una settimana comunque dove non si parla, appunto, a parte queste due cose che vi ho detto, una settimana comunque dove il mercato, se ne parla meno di mercato, appunto, perché c'è questo Inter-Juve che interessa maggiormente, quindi si parla maggiormente appunto di questa partita. E poi magari di mercato se ne parlerà magari nelle prossime settimane. E niente, poi direi, ragazzi, che non c'è nient'altro da dire. Ecco, volevo dire la mia solo sul capitolo Icardi. Allora, Icardi intanto con la Roma
sì, non ha fatto niente di che, però io gli farei comunque lo stesso un plauso a questo ragazzo, perché comunque ha contribuito alla vittoria, perché da quando è entrato, se voi ci avete fatto molti, l'hanno un po' denigrato Icardi, dicendo non ha fatto niente, il solito giocatore, perché non hanno visto la partita, che poche parole, perché comunque se voi ci fate caso, quando è entrato comunque ha dato il suo apporto, infatti io gli ho dato 6 nel pagello, perché comunque se l'è meritato pienamente, ha dato il suo apporto, ha messo in difficoltà la retroguardia giallorossa con i suoi movimenti, ha facilitato quindi il gol di Ivan Perisic, perché con l'entrata di Icardi comunque ha segnato Perisic, quindi comunque ha aiutato la squadra. Ecco, volevo fare questo, volevo aprire questa piccola premessa di lui, e poi volevo dire appunto, volevo dire un attimino brevemente la mia idea personale sulla diatriba che c'è stata appunto tra curva, visto che l'hanno detto tutti, dico anche la mia. Anch'io dico la mia, sulla diatriba allo stadio tra curva nord e il resto dei tifosi, visto che ci sono stati quei fischi, ci sono stati quelli scemo, quei cori, perché la curva, come sapete, lo becca ormai ogni volta che entra in campo, quindi l'ha beccato per quasi tutta la gara. Cioè, da quando è entrato in poi, appunto, perché comunque è coerente con quello che comunque dice, non può essere sicuro, sicuramente non gli si può, diciamo, non si può accusare di incoerenza, ecco, perché comunque loro hanno fatto un comunicato, hanno detto comunque che loro non lo vogliono, lo fischieranno, non lo considerano, addirittura sono messi a inventarsi dei cori su João Mário, sostenere João Mário, un calciatore come João Mário che, senza esagerare, negli ultimi tempi sta facendo letteralmente pena, e quindi appunto perché non vogliono Icardi, quindi si attaccano tutto per non volere Icardi. Non mi piace questa diatriba, non mi piace da interista, non mi piace quella diatriba, non sono d'accordo né con la curva né con i tifosi del resto della squadra, vorrei un po' di unità. Unità di tifo, mi piacerebbe una rapacificazione, perché comunque siamo tutti interisti, siamo tutti, non esistono interisti di serie A e interisti di serie B, siamo tutti sullo stesso livello, dobbiamo sostenere l'Inter, sosteniamole insieme, senza farci delle scaramucce tra di noi, fare delle diatribe di questo tipo. E quindi non mi è piaciuta come cosa, mi auguro, spero che nelle prossime partite casalinghe ci sia più unità nel tifare, anche perché è stato fatto comunque, questa cosa è stata fatta agli occhi dei tifosi romanisti, non è un bel vedere sinceramente, quindi, e poi anche perché comunque alla fine si finisce per apparire ridicoli, quindi siamo tutti interisti, tutti tifosi dell'Inter, cerchiamo di fare tutti insieme e sostenere la stessa causa, tifare la squadra, e non fischiamo i calciatori, non bisogna fischiare nessuno, bisogna sostenere tutti, dal primo all'ultimo. Icardi fino alla fine del campionato è a servizio dell'Inter, a servizio della squadra, e quindi ci sarà utile appunto ci potrà anche essere utile nelle prossime partite per vincere qualche partita, perché sono sicuro che tornerà a segnare di nuovo, perché comunque nel suo DNA, calciatore comunque che ha delle qualità indiscusse, e quindi tifiamolo come facciamo con tutti gli altri giocatori. Ecco, questo è il mio pensiero. Io ragazzi vi saluto, vi auguro a tutti un buon mercoledì. Scusate, buon mercoledì, noi ci vediamo quindi o nei prossimi giorni appunto per parlare ancora di calcio, oppure se non farò video ci vedremo direttamente alle ore 23 sul mio canale venerdì sera, venerdì questo appunto, per la mia live che vi ho preannunciato. Stasera Coppa Italia, stasera Lazio-Milan, ritorno delle semifinali, Lazio-Milan, e domani sera Atalanta-Fiorentina. Adesso non so, forse domani o dopodomani farò
forse domattina, forse se riesco farò un video appunto su e parlerò appunto di queste semifinali di ritorno di Coppa Italia e di Milan e di queste squadre. Adesso vediamo, non vi assicuro niente, se non mi vedete comunque ricordatevi che venerdì venite tutti sul canale, vi voglio in molti alle 23 appunto per la mia live. Vi annuncio solo prima di salutarvi che farò diciamo nelle prossime settimane la settima puntata di Campioni Nerazzurro, quindi non continuerò appunto questa serie, quindi non ho assolutamente continuerò a farla, non spaventatevi se non avete visto, se avete visto che ultimamente non sto facendo nulla. Diciamo che li farò più con una decorrenza un po' più di un paio di settimane, ecco, quindi con molta calma, anche perché non sempre trovo il tempo, ecco, ve lo dico proprio sinceramente. Ragazzi, niente, vi saluto, un bacione a tutti, continuate a seguirmi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Un bacione e come dico sempre prima di chiudere, amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao.